Ogni tanto, fra le domande che mi scrivete, mi chiedete: Luca, vorrei iniziare a fare dei video, ho visto che esistono delle lenti di cinema, cosa cambia dalle lenti normali? Per rispondervi in modo chiaro e semplice, ho deciso di farlo con questa lista di 6 punti. Ma prima di iniziare partiamo da un presupposto. Se sei un fotografo o soprattutto un videomaker alle prime armi, se non hai ancora molta attrezzatura, se il tuo lavoro è a 360 gradi, se sei praticamente un one man band, queste lenti probabilmente non fanno per te. Questo perché sono difficili da usare e totalmente manuali. Ciò ci fa entrare in un segmento dove occorre tanta conoscenza, attrezzatura e sicuramente una tipologia di lavoro inerente a questa strumentazione, come ad esempio film, cortometraggi, documentari, videoclip, scene in cui sostanzialmente si è fermi o non si ha molta azione. Infatti, ad esempio, se dobbiamo registrare un videoclip, siamo da soli e la scena sarà movimentata, ci sarà veramente difficile avere un risultato ottimale, soprattutto se saremo in mancanza di certa attrezzatura, come ad esempio un follow focus, un gimbal o un assistente. Partiamo col vedere le principali differenze tra le lenti cinema e le lenti fotografiche. 1. Prezzo. Esempio, Canon ha un 50 mm f1.8 che costa sui 125 euro, un 50 mm f1.4 che costa all'incirca sui 320 euro, un 50 mm f1.2 della serie L che costa all'incirca sui 1300 euro e un 50 mm T1.3 della serie Lens Cinema che costa la bellezza di quasi 4000 euro. Hanno tutti la stessa lunghezza focale indipendentemente dall'uso dell'obiettivo, però la serie Cinema, come abbiamo appena visto, costa la bellezza di 32 volte in più rispetto alla prima. Questo, insieme alla miglior costruzione, alla ghiera dentata, alla qualità del fuoco o ad esempio alla corsa del fuoco stesso, dei suoi parametri, sono i fattori che giustificano la sua alta fascia di prezzo. 2. Materiali. Mentre una lente economica fotografica generalmente è fatta di plastica, le lenti cinema, escludendo certi modelli un po' più economici, sono principalmente fatte in metallo. Pensate per questo e adatte ovviamente al mercato cinematografico. Infatti sono lenti molto grosse e molto pesanti, dunque permettono da parte, ad esempio, dell'operatore del focus peeler, del stesso operatore alla camera o di chi ci sta attorno, una gestione e un approccio molto dinamico. Ovviamente utilizzando certa strumentazione professionale non si potrebbe lavorare su lenti grandi così, hanno bisogno di una certa dimensione anche in proporzione alle telecamere che vengono utilizzate. 3. Messa a fuoco e diaframma. Altra caratteristica veramente molto importante è quella della ghiera della messa a fuoco e del diaframma. Queste infatti sono totalmente fluide e non a scatti come quelle fotografiche. Inoltre, quelle cinema hanno un fine corsa veramente molto ampio. Questo infatti ci permette di avere molta più precisione avendo un range di messa a fuoco più frammentato, cioè praticamente riusciamo a regolare quasi al centimetro. Infatti le tacche della messa a fuoco sono veramente tante e ben visibili. Oltretutto le troviamo sia da una parte che dall'altra della nostra lente. Questa a differenza delle classiche lenti fotografiche. Questo ci fa capire che un operatore che stia alla sinistra o alla destra della videocamera avrà sempre ben visibile le tacche della messa a fuoco. Per farvi un esempio, se avremo un assistente focus puller oppure semplicemente da un lato della telecamera vi sarà un muro, l'operatore, essendo alla parte opposta, avrà sempre ben visibili le varie tacchette. 4. Ghiere dentate. Un aspetto veramente fondamentale in ambito video e in ambito cinematografico sono sicuramente le ghiere dentate, perché a livello professionale la messa a fuoco e l'apertura del diaframma sono totalmente manuali. Diversamente da come siamo abituati con le classiche lenti fotografiche, in cui possiamo utilizzare le funzioni di messa a fuoco totalmente automatiche.
Ovviamente il più delle volte sarà necessario un follow focus. È un dispositivo manuale, ma ultimamente sono quasi tutti elettronici, che riesce a controllare in remoto la nostra ghiera, dunque la nostra messa a fuoco. Questo ovviamente serve per non mettere mani sulle nostre lenti e di conseguenza non avere tremolio sulla ripresa. Oltre a questo si avrà sicuramente una maggior precisione, oppure si avrà la scelta di farlo utilizzare, come vi ho detto prima, da un focus puller. Nelle produzioni di un certo livello esiste l'assistente chiamato focus puller. Infatti questo tecnico controlla unicamente la messa a fuoco delle riprese in scena. È un'immagine che passa solitamente in secondo piano, dunque non viene mai tanto notata, ma secondo me una delle più importanti durante le riprese. 5. Design. Capite che utilizzando certa attrezzatura, come può essere un rig dove abbiamo tutto impostato, come ad esempio un follow focus, un matbox, un cage e tutta una serie di strumentazioni attaccate, avere delle lenti tutte diverse sarebbe un bel casino. Invece, utilizzando un parco lenti cinematografiche, ovviamente della stessa marca, tutti gli obiettivi saranno generalmente identici fra loro fra dimensioni e peso. Così facendo, quando andremo a sostituirle in camera, non servirà a cambiare nient'altro, rendendo tutto più facile e permettendo di non perdere tempo e attenzioni nel nostro girato. 6. F-stop. I più attenti avranno notato che l'apertura nelle lenti cinema è denominata con la lettera T e non con la lettera F. Infatti, in questo caso parliamo di T-stop. La differenza principale tra F e T-stop sta nel fatto che non tutta la luce che entra dal nostro obiettivo può poi colpire necessariamente il nostro sensore. O meglio, il numero di F-stop indica quanta luce passa attraverso il nostro diaframma della lente, quindi il coefficiente massimo di apertura dell'ottica. Il coefficiente di T-stop invece è molto più complesso ed è l'indice reale di luce che arriva al nostro sensore. Ad esempio sulla carta una lente fotografica di f1.4 potrà sembrare più prestante rispetto a una lente t1.5. Invece non è così, perché quella lente convertita in T-stop ad esempio avrà un valore di t1.7 stop. Questo parametro ovviamente dipende dalla lente e dalla sua qualità. Ci sono lenti che convertite in T-stop avranno un valore più alto e lenti di qualità che convertite avranno un valore molto più veritiero. Questi 6 punti, come detto, sono le differenze principali che troviamo tra una cine lens e una foto lens. Se volete aggiungere altri aspetti o semplicemente avete delle domande da fare, scrivetelo qui sotto nei commenti. Qui sotto in descrizione o qui in alto da qualche parte vi metto anche la recensione fatta a questa magnifica lente. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se volete vincere un pacchetto di Fiesta o una mia foto in costume a bordo piscina. Passate a trovarmi sulla mia pagina Instagram, unitevi al nostro gruppo Telegram per trovare tutte le migliori offerte riguardo in ambito fotografico. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!